26,1 miliardi di euro. A tanto ammonta la spesa farmaceutica nazionale, pubblica e privata in Italia, che segna un più 2,3% rispetto al 2012. Il dato emerge dal rapporto Osmed 2013 dell'AIFA, presentato a Roma. Secondo il rapporto, il 75,4% dell'intera spesa è rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, che quindi, per ogni cittadino italiano, tira fuori circa 436 euro all'anno. Durante il 2013, spiega l'AIFA, sono state 1.679 le dosi di medicinali consumate al giorno ogni 1.000 abitanti. Considerando quindi anche i consumi in ospedale, in media ogni cittadino italiano, includendo anche i bambini, ha assunto ogni giorno poco meno di 1,7 dosi di farmaco. A gravare moltissimo sull'andamento dei consumi e della spesa è l'età dei pazienti, che dai 65 anni in su pesano sul Servizio Sanitario Nazionale 3 volte tanto rispetto alla media nazionale e 6 volte rispetto alle fasce inferiori. Ad assumere più farmaci tra i 15 e i 65 anni sono le donne, con una differenza media tra i due sessi dell'8%. Per quanto riguarda la tipologia dei farmaci più consumati, gli antibiotici continuano a mostrare un trend in salita pari a 3,5% in più rispetto all'anno precedente, con un utilizzo nettamente maggiore al sud Italia. I medicinali per il sistema cardiovascolare si confermano la categoria maggiormente consumata dagli italiani, seguiti da quelli dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo. Al terzo posto i farmaci del sangue, poi quelli del sistema nervoso centrale e infine quelli dell'apparato respiratorio. Ma quali sono le medicine più utilizzate dagli anziani? In generale quelli che consumano tutti gli altri, cioè i farmaci soprattutto del sistema cardiovascolare, un po' i farmaci del gastroenterici, il metabolismo, quindi il diabete, questo tipo di farmaci, perché c'è una grande componente di anziani, circa il 65% di tutti i farmaci consumati si consumano oltre i 65 anni, più o meno in Italia. Noi siamo il secondo paese con il massimo livello di persone anziane dopo la Germania in Europa, abbiamo dei picchi come per esempio dalla regione da cui vengo io, che è la Sardegna, dove ci sono grandissimi ultra anziani, ultra centenari, e quindi certamente questo tipo di popolazione è una popolazione speciale a cui noi dobbiamo dedicare moltissima attenzione, perché rappresenterà sempre di più quelli che useranno i nostri farmaci nei prossimi anni, sempre di più.